Abbiamo qui un'azienda agricola, le Vigne del Bosco Olmè, e in particolare Vittorino Bragato, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Dobbiamo un po' parlarne perché siamo tutti sì dei buongustai, però non tutti conosciamo la tanta storia che c'è dietro, perché è un po' una scommessa su se stessi, però c'è tanta passione. Sì, diciamo la nostra azienda è un'azienda piccola, se vogliamo, a livello familiare, però esiste da tre generazioni, da quel lontano 1922, quando arrivò mio nonno Romano e acquistò il primo fazzoletto di terra e costruì la prima sede, fino ai giorni nostri, dal 1997 in particolare, l'azienda è gestita da me, che sono Bragato Vittorino, il nipote. Ci si è un po' espanti, più che altro si cresce, però ci sono dei valori, il valore della famiglia che abbiamo sempre avuto e il valore del bere bene, del bere di qualità, che finalmente al giorno d'oggi sta un po' tornando, no? Sì, sicuramente la gente è sempre più attenta a quello che beve. Poi ci sono anche molte tradizioni e molte varietà, che vuoi perché c'è questa grande moda del prosecco, dei vitigni internazionali, si va a perdere. Produciamo anche noi prosecco, ma non solo prosecco, ecco. Chiaro. E c'è molta magia, perché comunque si parla della qualità del vino e di metodi che per l'appunto ci fanno tornare anche un po' indietro. Sì, noi siamo molto attenti nelle metodologie di produzione. Prima di tutto dobbiamo dire che puntiamo molto su certe tecniche, come la vendemmia a mano, che ormai è sempre più rara, soprattutto per aziende di un certo tipo. Non usiamo diserbanti, facciamo lavorazioni solo meccaniche e concimiamo con humus autoprodotto aziendale, prodotto dagli scarti di lavorazione dell'uva, quindi vinace, raspi, fogliame, e seguiamo da molti anni la lotta biologica ed integrata, che permette di ridurre di molto i trattamenti. Quindi questa attenzione sicuramente c'è, ecco. Certo. Produciamo 12 tipologie di vino, che vuoi per un motivo, vuoi per un altro, sono abbastanza uniche. Ne cito alcune, che sono quelle più importanti. I fiori all'occhiello. Diciamo forse i due vini più importanti che produciamo, che sono censiti nelle maggiori guide e hanno preso dei premi nazionali ed internazionali, sono il Selva Dorea e il Selva Nerea. Il Selva Dorea è un passito di Verduzzo Friulano, ottenuto nell'ultima annata prodotta anche con una sorta di criomacerazione, cioè abbiamo congelato l'uva per 5 giorni, l'abbiamo portata a meno 20, a 20 gradi sotto zero. Questo perché l'acqua si ghiaccia e c'è una concentrazione naturale di zuccheri. Questo ovviamente è un lavoro fatto dopo, comunque a un diradamento dell'uva, a una vendemmia tardiva. Quindi c'è tutto uno studio, tutto un lavoro. Diciamo questo risultato, con questo tipo di metodologia produttiva, ci ha dato davvero grandi soddisfazioni. L'altro prodotto di punta è il Selva Nerea, che è un rosso importante, fa 7 anni di affinamento, prima in botte piccola, poi in botte grande, ed è un rosso prodotto con uve Carmener e Cabernet Franc, che notoriamente non sono dei vini molto strutturati, molto corposi, ma l'invecchiamento che gli abbiamo dati ha reso questo vino molto interessante. E poi, non so, per finire, che sono gli ultimi due vini di cui volevamo parlare, e magari li mostriamo, ci soffermiamo. Questo Malvasia, grazie alle prove del DNA che hanno fatto, è lo stesso biotipo di Malvasia che veniva servito nelle Malvasie veneziane nell'epoca della Serenissima. Quindi era un vino dolce, molto aromatico, che poi, essendo conservato nelle anfore, rifermentava, diventava anche frizzantino. Io ho voluto riprodurre più o meno questa particolare. Tra l'altro veniva servito vino dolce, soprattutto negli aperitivi, con il baccalà. Quindi vino dolce e cibo salato dà un contrasto che stimola la salivazione e prepara meglio il pasto. Assolutamente. Ecco. E non so se possiamo passare al... Passiamo al secondo. Un refosco dal peduncolo rosso, però giovane. Un refosco giovane è difficile da produrre, non è che sia difficile, ma diventa di difficile beva, perché ha un carattere selvatico, è un po' tannico, strong, acidulo. E allora mi sono inventato, tra virgolette, tre maniere diverse
di vinificazione. E adesso non sto qua a andare nel tecnico. Nel tecnico. Comunque, alla fine, questi tre diversi refoschi sono stati uniti, abbiamo fatto un assemblaggio e il risultato finale è di un vino di facile beva è molto piacevole. E sono prodotti che si inorgogliscono. Altra cosa che inorgoglisce, non abbiamo detto, è questo scambio culturale di cui possiamo parlare, no? Alba Wine Club. Alba Wine Club è un progetto che ho fatto assieme a mio cugino Giampiero Giacomel, che abita a Glasgow in Scozia. È uno scambio un club di scambio interculturale fra le eccellenze del territorio veneziano e le eccellenze scozzesi, tipo whisky, tipo birra. Ecco. Allora, noi organizziamo eventi in Scozia per far conoscere le eccellenze veneziane, in primis il vino. Assolutamente. E organizziamo anche eventi nel territorio italiano fra i soci italiani per far conoscere le eccellenze scozzesi, quindi whisky e birra. Diamo i contatti di riferimento ovviamente per poterli sostenere, per affacciarsi per l'appunto a Ceggia, quindi Venezia, in via Caltorta 549, adiacente al Bosco di Olmè, 333 57 09 146. L'indirizzo mail che vedete anche in grafica, info@vignedelbosco.com. Vigne del Bosco è su Facebook, come su Facebook è anche il gruppo di cui abbiamo parlato poc'anzi, Alba Wine Club Italy, e ovviamente su Instagram. Vigne del Bosco ci attende anche lì per un bel cuoricino, e www.vignedelbosco.com, il sito web dove trovate tutte le informazioni di riferimento. Vittorino, ti ringrazio davvero. Grazie molto per la chiarezza.